ora ricaviamo la funzione matematica che esprime la FEM in funzione del tempo. Avevamo già calcolato il flusso magnetico ad ogni istante, quindi adesso con la seconda equazione di Maxwell facciamo la derivata rispetto al tempo di questo flusso magnetico e troviamo la FEM. Nella derivata il coseno si trasforma in seno e compare qua davanti un fattore proporzionale al tempo, che dà l'ampiezza crescente nel tempo di queste oscillazioni. Vediamo nel grafico la funzione seno, che è questa, che viene modulata con questa ampiezza crescente proporzionale al tempo, sia attraverso questa retta che attraverso la retta opposta. Cerchiamo gli zeri, cioè le radici, i punti di intersezione con l'asse dei tempi di questa funzione, in particolare della funzione seno, che si annulla quando l'angolo θ vale 0 o pi greco, 2 pi greco, 3 pi greco e così via, quindi k pi greco con k naturale. Possiamo quindi ricavare il tempo, cioè i tempi a cui corrispondono questi zeri. La k-esima intersezione con l'asse dei tempi, tk, è data da questa espressione. E vediamo che è proporzionale alla radice di k, quindi man mano che cresce il valore intero di k, k uguale 1, 2, 3, 4, 5 e così via, questi tempi non crescono proporzionalmente a k, ma proporzionalmente alla radice di k, che vuol dire che crescono però si stringono questi tempi, t1, t2, t3, t4 e così via. Questo andamento è confermato anche dal grafico sperimentale, infatti si riconoscono qua due rette simmetriche che modulano l'ampiezza di questa oscillazione seno. Una è questa e l'altra è questa. Si riconosce anche la funzione seno che parte da 0, raggiunge il massimo e quindi questo è il primo quarto di oscillazione, come risulta anche da questo grafico. Primo quarto di oscillazione e questo è il primo zero, che si ottiene a 0,2 secondi esatti. Per trovare il secondo zero, corrispondente a k uguale 2, bisogna moltiplicare il primo 0 per la radice di 2 e infatti, grosso modo, questo secondo 0 si trova al valore al tempo circa 0,28 secondi. Questa formula infatti può essere scritta in quest'altro modo, dove si vede che il k-esimo 0 si può trovare dal primo moltiplicando per la radice di k.